i simboli nel romanzo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, di cui parleremo oggi, sono relativi ai rapporti, i legami fra le persone, la strada e la casa. I rapporti, i legami fra le persone. Dice, il legame che lo univa al signor Richard Enfield. Il nostro Utterson, abbiamo detto, che è il modello del borghese dell'età vittoriana, che vive accontentandosi di poco. Vi ricordate che beve gin perché non si vuole permettere il vino costoso. Comunque, diciamo così, è uno che si accontenta nella vita, che è abbastanza anche introverso, riservato, e le uniche persone con le quali ha dei legami sono persone della sua stessa famiglia. Quindi, per esempio, questo tale Richard Enfield, suo lontano parente, uomo molto conosciuto in città, è molto strano perché i due sono diversi. Mentre il nostro Utterson è molto riservato, introverso, invece Richard Enfield è un tipo brillante. Che cosa li accomuna? Li accomuna l'ipocrisia della classe borghese, questo vivere come dire, di facciata. Adesso parleremo molto di questo aspetto, no? Questo vivere solo da un punto di vista semplicemente esteriore, vivere di apparenze e non di realtà, non di profondità. E dice che camminano, passeggiano insieme, in uno di quei vagabondaggi accadde che passassero per una strada secondaria di un quartiere affollato di Londra. La via era piccola e, quel che si dice, tranquilla. Dovete stare zitti, cos'è questo rumore? Ma nei giorni feriali era piena di gente affaccendata, i suoi abitanti erano tutti gente agiata, quanto pareva, e tutti speravano, ecco, notate, dobbiamo sottolineare queste espressioni, pareva, in questo brano, per esempio, abbiamo detto che la strada è un simbolo importante, questa strada affollata è un simbolo della borghesia affaccendata della fine Ottocento, cioè un simbolo di questo modo di vivere tutto basato sull'apparenza. Tutti speravano con l'emulazione di poter stare sempre meglio e spendevano il sovrappiù dei loro guadagni in cose futili. Ecco, è proprio una descrizione, se vogliamo, della società consumistica borghese per eccellenza. Questa strada è l'emblema della società consumistica. Perciò le vetrine dei negozi si allineavano lungo la via con aria invitante, come una fila di sorridenti venditrici. È una società tutta basata sull'apparenza, sul commercio, sul guadagno, come stavamo dicendo prima, come attirare le persone, l'aria invitante, le venditrici sorridenti, no? Come tutto sia basato sul persuadere gli altri, che sia necessario per poter vivere meglio, permettersi cose futili, dice, guadagni in cose futili, spendono i loro guadagni in cose futili. Anche la domenica, quando la strada velava la maggior parte dei suoi fascini ed era relativamente vuota e quieta, splendeva pur sempre come un fuoco in mezzo alla foresta, a paragone con gli squallidi dintorni. E con le sue persiane dipinte di fresco, gli ottoni ben lucidati, la sua pulizia generale e la sua vivacità di colori, colpiva subito e ammaliava l'occhio del passante. Ecco, stavamo dicendo, sottolineiamo tutte quelle espressioni, prendiamo anche la matita, la penna, sottolineiamo tutte le espressioni che evidenziano l'esteriorità, l'apparenza che è prevalente in questa casa. Quindi, per esempio, le persiane dipinte di fresco, gli ottoni ben lucidati, la pulizia generale, la vivacità di colori, sono tutti elementi che devono colpire e quindi affascinare. Ci viene in mente la pubblicità. Allora, quando lui aveva scritto questo romanzo, non c'era ancora la televisione, no? Eppure si tratta sicuramente di un romanzo, se vogliamo, profetico da questo punto di vista. Dicono che Robert Louis Stevenson sia un autore di romanzi per ragazzi, L'isola del tesoro, La freccia nera e via discorrendo. In realtà questo romanzo, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, ci presenta uno scrittore attento alla realtà dei suoi tempi e che svela quelle che sono le ipocrisie del modo di vivere borghese, tutto basato sull'esteriorità.
A due porte dall'angolo, sul lato sinistro della strada, procedendo verso est, la linea era spezzata dall'ingresso di un cortile e proprio in quel punto sporgeva sulla via un sinistro fabbricato. Ma attenzione, noi abbiamo un'apparenza, una facciata, ma volente o nolente, dietro questa apparenza si nasconde qualcosa di sinistro. Il sinistro fabbricato. Allora il secondo simbolo sul quale allora, infatti, esattamente, se avete intenzione di fare ancora le stupide, dopo tutto quello che vi ho detto prima, cioè, andiamo dal preside e parliamo, così vediamo se la smettete. Allora, sto dicendo, il secondo simbolo, quello della casa. Cioè, qualcosa di sinistro, questo sinistro fabbricato, che cos'è? È simbolo di che cosa? È simbolo del lato nascosto di noi, quel lato un po' sporco, trasandato, in cui è nascosto ciò che non deve apparire all'esterno. All'esterno noi dobbiamo avere un'apparenza rispettabile. Oswald Ranta, il professore universitario, celebrato da tutti, ma poi se andiamo a scavare è uno che per ottenere i favori sessuali delle sue alunne è disposto anche a dare le risposte, a consegnare loro le risposte dei quiz che lui dà in università. Cosa c'è? No, ho mangiato un pezzo di pane. Ce lo fa, però. Sì, bravo. Capite cosa vuol dire quando c'è un'apparenza che si deve mantenere? Il dottor Jekyll, uno dei più affermati medici e dottori della città, ma nasconde un lato di sé, no? Qualcosa che è assolutamente inconfessabile. Per esempio, abbiamo detto che anche Utterson, no? Dice, io tendo all'eresia di Caino, anche Utterson ha un istinto di aggressività, ma lo tiene nascosto, sedato, cerca in tutti i modi di comprimerlo, no? Ecco, allora, vi dicevo, questa casa, questo sinistro... Quando date il fazzoletto a Vasta Marina posso riprendere. Ce l'hai? L'hai ricevuto? Allora, non lo so, possiamo riprendere? Allora, stavo dicendo quindi, questo sinistro fabbricato, questa casa è un simbolo di ciò che teniamo nascosto. Si diceva, per esempio, Freud dice, che il nostro conscio è solamente la punta di un iceberg, perché quello che rimane nascosto sotto la superficie del mare è una massa enorme ed è l'inconscio, il subconscio, cioè ciò che noi non diciamo agli altri, non vogliamo che appaia agli altri, che rimane nascosto. Forse alcune cose esce fuori quando non ce ne accorgiamo, per esempio esce fuori nel corso dei sogni, no? O degli incubi. Dice appunto, il sinistro fabbricato, era alto due piani, non presentava finestre, solo una porta al piano inferiore. Ecco, mentre la facciata, attenzione, che cosa scopriremo poi nel corso del romanzo? Scopriremo che questo sinistro fabbricato non è altro se non la parte opposta della casa del dottor Jekyll, cioè l'altra parte della casa del dottor Jekyll, capite? E quindi capiremo meglio questo simbolo della casa. Allora, la facciata della casa del dottor Jekyll, piena di finestre, di balconi, appariscente, bella e via discorrendo.
Una volta terminata la descrizione della casa, con tutti quegli elementi un po' sordidi, sporchi, quindi, dice infatti ancora, ci eravamo fermati qua, dice infatti ancora, per quasi una generazione nessuno era mai apparso a scacciar via gli inopportuni visitatori né a riparare le loro malefatte. Cioè, la gente, addirittura i bambini andavano a giocarci lì davanti ad una casa. Generalmente davanti alla porta di una casa non si può giocare, non si lasciano giocare i bambini sui gradini, gli scolari che provano il loro temperino sul legno, eccetera. Invece era talmente trascurata che non c'era mai arrivato nessuno. Forse questo sta a simboleggiare che l'inconscio del dottor Jekyll per un certo periodo di tempo è rimasto completamente nascosto, come se non emergesse questo inconscio. Poi da quella porta ha cominciato a uscire qualcuno, e usciva infatti Mr. Hyde da quella porta, è uscito Mr. Hyde una notte, Enfield l'ha visto, è successo quell'episodio di cui vi avevo accennato la volta scorsa, lui che ha travolto la bambina, è Enfield che l'ha visto. Siamo diciamo intorno alla decima riga della pagina 418, vede, scambia un'occhiata con Mr. Hyde, non riconosce che è Jekyll, e dice, si mostrava perfettamente calmo e non opponeva resistenza, ma mi lanciò un'occhiata così atroce che mi bagnò di sudore, quasi avessi corso a lungo. Caro dottor Enfield, tu negli occhi del Mr. Hyde stai vedendo te stesso, cioè stai vedendo il tuo inconscio, perché anche tu, come l'avvocato Utterson, anche tu hai una parte nascosta di te stesso, tu che fai tanto il gradasso, no? Abbiamo detto che Enfield era un personaggio in voga nelle pagine di cronaca, nel gossip, diciamo così, dell'epoca, no? Ma tu, anche tu nascondi una parte perversa, malvagia, e quindi guarda, ecco perché ti ha turbato così tanto guardare negli occhi Mr. Hyde, no? Perché guardi un po' anche te stesso. E la stessa cosa accade al farmacista. La ragazzina, la bambina, andava di corsa. Oh, ma insomma, basta, porca miseria! La ragazzina, la bambina, andava di corsa perché andava a prendere una medicina di cui c'era assoluto bisogno anche nel pieno della notte, e nella notte che avvengono queste apparizioni di Hyde. La notte, infatti, è il tempo in cui riemerge l'inconscio, il subconscio, dicevamo prima, per esempio, nei sogni, no? Negli incubi. No? Ecco, questa bambina era andata di corsa per prendere questa medicina, si è scontrata con Mr. Hyde, ovviamente ha avuto la peggio, e questo se n'è andato via senza neanche voltarsi. Sono andati a ripescarlo, e c'era anche il farmacista, quello che appunto poi effettivamente aveva dato la medicina di cui aveva bisogno a quella famiglia, e anche il farmacista è molto turbato a vedere il signor Hyde. E infatti dice, egli era il solito medico angoloso e asciutto, senza età e senza colore, con un forte accento scozzese, incapace di emozioni come una cornamusa. Quindi, ancora una volta, anche questo personaggio è un personaggio emblematico di un uomo qualunque, l'uomo qualunque, uno qualunque che non prova emozioni. Ebbene, signore, provava quello che provavamo noi tutti. Ogni volta che guardava il mio prigioniero, si tratta di Mr. Hyde che Enfield aveva rincorso e brancato, diciamo così, e afferrato. Ogni volta che guardava il mio prigioniero, vedevo il segaossi, cioè questo farmacista così magro, diventare pallido dal desiderio di ucciderlo. Sapevo cosa avesse in mente, proprio come lui sapeva cosa avesse in mente io. Noi tutti avevamo il desiderio di uccidere Hyde. Cosa vuol dire? Che sia Enfield, sia questo farmacista,
hanno il desiderio di uccidere questa parte nascosta di noi, desiderio che non esista questa parte nascosta, eppure questa parte nascosta, come dicevamo, emerge fino ad arrivare, come vedrete, insomma, alla fine del romanzo, al momento in cui riuscirà a soppiantare la parte conscia, cioè la parte del dottor Jekyll, sarà soppiantata totalmente da quella di Mr. Hyde. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.